La concubina di Titone Antico già si imbiancava al balco d'Oriente, fuor delle braccia del suo dolce amico. Di gemme la sua fronte era lucente, posta in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente. E la notte, dei passi con che sale, fatte avea due nel luogo dove eravamo, e il terzo già chinava in un solale. Quand'io, che meco avea di quel d'Adamo, vinto dal sonno, in sull'erba inchinai, l'ave già tutti e cinque sedevamo. Nell'ora che comincia i tristi lai, la rondinella, presso alla mattina, forse a memoria dei suoi primi guai, che la mente nostra, peregrina, chiuda la carne e menda in sorpresa, alle sue visioni quasi divina. In sogno mi parea veder sospesa un'anguglia nel ciel con penne d'oro, con le ali aperte e a calare intesa. Ed esser mi parea laddove fuori abbandonati i suoi da Ganimede, quando fu ratto al sommo consistoro, fra me pensava. Forse questa fiede, pur qui per uso, e forse d'altro luogo mi sdegna di portarmi su sentiero. Poi mi parea che, poi rotato un poco, terribile come folgore discendesse, e me rapisse suso in fino al fuoco. Ivi parea che ella io andesse, e sì lo incendio immaginato cosse, che convenne che il sol si non fesse. Non altrimenti Achille si riscosse, gli occhi svegliati rivolgendo in giro, e non sappiendo là dove si fosse, quando la madre da Chiron a Schiro trafugò lui dormendo nelle sue braccia, là, onde poi i greci il dipartiro, che mi scossi io, siccome della faccia mi fuggì il sonno, e diventai smorto, come fa l'uom che spaventata ghiaccia. Dal lato m'era solo il mio conforto, e il sole era alto già più che due ore, e il viso m'era la marina torto. Non aver tempo, disse il mio signore. Fatti sicuro che noi siamo a buon punto. Non stringe, ma rallarga ogni epigore. Tu sei ormai al purgatorio giunto. Vedi là il balzo che chiude l'intorno. Vedi l'entrata, là dei parti giunto. Dianzi, nell'alba che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia sopra gli fiori ondea laggiù attorno, venne una donna e disse: Sor Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via. Sordel rimase e l'altre genti fuori. Ella ti tolse e come di più chiaro se venne suso e io per le sue orme. Qui ti posò, ma pria mi dimostraro gli occhi suoi belli quella entrata aperta. Poi ella il sonno ad una se n'andava. A guisa d'uomo che in dubbio si raccerta e che muto in conforto sua paura, poi che la verità gli è discoperta, mi cambiai io, e come senza cura, vide me il duca mio, su per lo balzo si mosse, e io di ridietro in ver l'altura. Lettor, tu vedi ben come innalzo la mia matera, e però, con più arte non ti maravigliar se la rincalzo. Noi ci appressammo, ed eravamo in parte, che là, dove parea il primo rotto, pur come un fesso che pur di parte. Vidi una porta, e tre gradi di sotto, vergine ad essa, di color diversi, e un portier che ancora non faceva molto. E come l'occhio, più e più va spersi, vidi seder sopra un gradin sovrano, dalla faccia, ch'io non la soffersi, e una spada nuda era in mano, che riflette i raggi, sì per noi, ch'io drizzava spesso il viso mano. Dite così, che volete voi? Cominciò egli a dire. Bella scorta, guardate che non c'è nessuno di voi. Donna del ciel, di queste cose accorta, rispose il mio maestro a lui. Dianzi ne disse, andate là, qui vi è la porta. Ed ella, i passi vostri non ve ne avanzi. Ricominciò il cortese portinaio. Dite dunque ai nostri gradi. L'ane venivo, e lo scaglion primaio, bianco marmo, era sì pulito e terso, che io mi specchiai in esso quale io paio. Era il secondo, tinto più che perso, d'una petrina ruvida e arsiccia,
crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea, sì fiammeggiante come sangue che fuor di vena spiccia. Sopra questo tenea ambo le piante l'angelo di Dio, sedendo in sulla soglia, che mi sembiava pietra di diamante. Per li tre gradi su, di buona voglia, mi trasse il duca mio, dicendo: «Piedi mille mette che il serrame scioglia». Divoto mi gittai a santi piedi, misericordia chiesi e che il m'aprisse, ma tre volte nel petto pria mi diedi. Sette pine la fronte mi descrisse col punton della spada. Disse: «Cenere, o terra che secca si cavi, d'un color fora col suo vestimento, e di sotto da quel trasse due chiavi. L'una era d'oro e l'altra era d'argento, pria con la bianca e poscia con la gialla. Fece la porta sì, ti fu contento». «Quandunque, non adesso che ricalla, che non si volga di me questa porta». Disse egli a noi: «Non s'apre questa galla. Più cara è l'una, ma l'altra purtroppo da più di genio avanti di sé. Perché ella è quella che il nodo si rompa. La pierna è detta, e chi si pierde non si capisce che l'ha serrata. Purché la gente, a piedi di sostegno». Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, dicendo: «Entrate, ma faccio gli accorti, che di fuor torna, dietro si guarda». Quando fuor nei cardini distorti, gli spigoli di quella regge sacra, che di metello son sonanti e forti, non rugghiò, sine si mostrò si acra d'Arpea, come tolto le fu il buono metello, perché poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono, e Te Deum Laudamus mi pare udire in voce, mi sta il dolce suono. Tale immagine appunto mi rendea ciò che udiva, qual prendersi suole quando a cantar con organi si stea. Cor sì, or no, si intendono le parole. Che Deum Laudamus, che Deum, che Deum Laudamus, che Dominum Deum quasi temi, che Dominum, che Deum, che Dominum quasi temi. Non c'è colpa tua? Ya, yeah, ya. Yeah. 3, 2, 1.